abbiamo deciso di comprendere bene quali fossero le norme burocratiche che si nascondevano dopo tanti anni di, diciamo, di poca attenzione, e ci siamo accorti che alcune cose non andavano nell'interesse della residenza di Sant'Erasmo e della vita di Sant'Erasmo. Qui abbiamo predisposto una delibera specifica urbanistica specifica per l'isola di Sant'Erasmo. L'abbiamo approvata in giunta la settimana scorsa, adesso la approveremo in consiglio comunale fra un mese, e i cittadini di Sant'Erasmo finalmente potranno presentare progetti e adeguamenti delle loro abitazioni, delle loro attività, insomma almeno in linea con quelle che sono le aspettative normali di tutte le persone. Per cui Sant'Erasmo è al centro e sarà la prima delibera di tante delibere che faremo sulle isole specifiche. Una variante importantissima, direi, anche storica, visto che i cittadini aspettavano da molto tempo delle norme nuove che li potesse aiutare non tanto a fare speculazioni edilizie, investimenti di qualsiasi altra natura, ma per dar merito e qualità alle loro abitazioni. Chiedevano cose semplicissime: l'ampliamento per costruire un bagno, un servizio igienico, un magazzino per poter accogliere le attrezzature di lavoro. Dal non poter fare di prima al fare di oggi. Non si è proprio tenuto conto di quelle che sono le esigenze delle famiglie, dei figli, dei bambini, delle persone che lavorano. Qui c'è un'agricoltura, è un'isola agricola, ma anche l'agricoltura è cambiata, anche la trasformazione agricola diventa un fattore importante di lavoro. Non si era fermato semplicemente, ecco, stiamo cercando di riportare un po' di modernità su un'isola che è tra le più belle della città, è una delle più, insomma, come posso dire, uno dei polmoni più verdi e più rigogliosi, insomma, che ci fa ricordare che esiste l'agricoltura in laguna e quanto importante è l'agricoltura in generale.